niente. Prossima coppia, quindi altro confronto, quello tra Barbara Cola e Jessica Morlacchi. Venite, venite. Codice 02 per Jessica Morlacchi, vicino a me Jessica, così a casa vedono la schermata, quindi è Barbara lì, perfetto. Codice 02 Jessica Morlacchi, codice 03 Barbara Cola, numero di telefono 894-222 da telefono fisso e 475-4750 per gli SMS. Allora, cosa interpretano? Una canzone del 1995, un vero capolavoro di Giorgia. Vinse il Festival di Sanremo aggiudicandosi anche il premio della critica, il premio autori e il premio radio e TV. Come saprei? In gara Jessica Morlacchi e Barbara Cola. Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Io ci arrivo. Emozionando sempre più. Secondo confronto, codice 02 per Jessica Morlacchi, codice 03 per Barbara Cola.
894-222 da telefono fisso, 475-4750 per gli sms. Votate ovviamente tutti e otto, tutte e due, manca solo Ornella, non fatto. Allora, parto da Rettore che sentivo che parlava durante l'esibizione. Guarda, la Cola è una rivelazione, innanzitutto perché la tentazione di fare Giorgia era fortissima, quella di fare le sue svisate un po' alla Whitney Houston, invece lei è stata personalissima, ha tirato fuori una voce pazza. Ma chi sono le americane? Brava Barbara. Grazie. Però Jessica, pure tu fischi, tutti li avranno, io sono convinta che io gli ho dato chiaramente 10 a tutte e due, che anche gli altri hanno dato 10 a tutte e due. Super, dieci, grazie, dieci, tutte due, due dieci. Super cantanti, okay, due dieci. Fausto, l'imbarazzo della scelta, 10 e 10 10 e 10 grazie. Orietta, 10 anch'io a Jessica perché sono innamorata della sua voce, e 10 alla Barbara perché è stata personale come ha detto la Rettore. 10 e 10 Red. Tanta roba veramente. 10 a entrambe. 10 e 10 di nuovo. Grazie. Ornella. 10 a tutte e due. 10. Devo dire una cosa, che quando però c'è un modello così potente, pur non imitandola, è un'ottima via. Certo. In questo senso dico, tu apprezzi talmente quell'interpretazione che pur non imitandola si porta via. Sì, si ruba. Bravissime tutte e due. Grazie. 2-10 anche per Ornella. Toto. 2-10 anche per me. 2-10. Marcella. Grazie. Ma hanno cantato mediamente bene tutte e due, quindi un bel 8 a tutte e due. Ah, 8 a tutte e due. Beh, 8. Adesso è diventato un brutto voto. Grazie Ornella. Mediamente, ma perché quando lo dà Orietta non dite niente? E quando lo do perché io, perché Orietta lo dà pensandolo e non per ripicca. Perché Orietta lo dà ragionandolo, non per ripicca. Senti signore, non parlo con lei. Marcella, mi sembra scusa, di parlare Marcella, con padre Mariano. Scusate, posso chiederti una curiosità personale? Sì, sono state bravi. Una curiosità personale. Non posso dire niente. No, no, 8 e 8. Chiedo io personale. Mediamente che vuol dire? Cosa vuol dire mediamente? Che brava? Nessuno delle due mi ha fatto vibrare, insomma. Hanno urlato tutte e due, cantato, però interpretare è un'altra cosa. Beh, abbiamo urlato Marcella, scusami, ma se mi permetto, tanto bene, siamo agli sgoccioli, abbiamo cantato, urlato proprio no. Avete cantato bene tutte e due. Scusa, ma e ho dato 8 e 8. Okay. C'è cioè una professionista pazzesca. No. Per carità, nessuno chiede 10, però avete urlato no. Ok, ricchi e poveri. Allora, abbiamo dato un bel 10 perché siete meravigliosi tutte e due. Grazie mille a chi ha votato con il cuore, grazie. Allora, il totale. E grazie all'orchestra. Bravo. Totale, come vediamo Leonardo il totale. Vincis. Allora, Jessica Morlacchi, la somma dei voti di questa esibizione 78 che andrà poi a sommarsi con l'esibizione precedente con Red Canziane, quindi scopriremo la classifica. Barbara Cola 78, ovviamente pari merito, e poi andrà a sommarsi questo voto con l'esibizione fatta con Orietta Berti poc'anzi. Grazie per questo.